Una seconda edizione ricca di spettacoli, eventi e divertimento e due serate conclusive piene di musica. Questo è molto di più per Gelato e Pizza Village, la manifestazione che si è svolta al Parco Villa Tasca a Palermo dal 21 al 25 luglio. Particolarmente atteso il concerto degli Shaka Lab di sabato sera, band siciliana che si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama reggae nazionale e che ha presentato i brani dell'ultimo album dal titolo 10. Margarita, por favor, me duele el corazón, señorita de La Habana, Salentina siciliana. Ancora musica con l'Urban J Quartet che insieme alla cantante Alexandra Manduca sono saliti sul palco di Villa Tasca domenica. Un melting pot di atmosfere che spaziano liberamente tra soul jazz, contemporary R&B e soul, sempre con una connotazione ben distinta e riconoscibile, in parte ispirata ad un suono acid jazz tipico degli anni 80-90. Tante risate con Sasà Salvaggio, il noto conduttore televisivo che è salito sul palco di Gelato e Pizza Village ieri sera. Se lei dovesse parlare di un argomento, quale? Ma secondo te al Gelato Pizza Festival che cosa parlerà? Di mangiare. Allora, Sasà Salvaggio! Tra l'altro il buffet a Palermo, è così, c'è tutta una metodologia, perché siccome nel buffet ci sono tante portate, un palermitano la assaggiare tutte, giù, se avesse a dire con mangiamo. E si organizza. Si mettono di solito 5 in un tavolino, 4 mangiano e uno. Io dico, mentre mangio, preoccupa giù, tale io, e fa la vedetta, no? No? Ma c'è un motivo. Perché poi metti che un riso ne scio, chi mi assetta, ma chi mi sa riuscire, funghia la sto piatto e parte, capito? L'idea del Village è stata quella di offrire ai siciliani e ai turisti un'occasione di stare insieme, in famiglia o con gli amici, per più ore, con il parco Villa Tasca che è rimasto aperto ogni giorno dalle 17 alle 24 per fornire opportunità di svago senza soluzione di continuità. È stata una scommessa e direi a questo punto anche vinta, perché veramente abbiamo avuto migliaia di persone ogni giorno, ma soprattutto i bambini. È veramente qualcosa che riempie il cuore, vedere bambini, famiglie venire qui a divertirsi, bolle di sapone, maghi. Che cosa c'è nel futuro? Dal 28 al 30 settembre abbiamo Expo Cook Online e saremo collegati con oltre 20 nazioni del mondo, che sarà comunque un trampolino per ricominciare con le iscrizioni e la lavorazione di Expo Cook in presenza, che sarà comunque a fine febbraio del 2022.